Global Strike for Climate, o in italiano sciopero globale per il clima. Questo il titolo della manifestazione internazionale che, al termine della Climate Action Week, la settimana per il clima, ha visto scendere in piazza migliaia di studenti in oltre 150 città italiane. Anche Siracusa ha detto sì al rispetto dell'ambiente, seguendo quindi l'invito di Greta Thunberg, ovvero quello di manifestare. Anche noi abbiamo voluto seguire il suo esempio, siamo un movimento spontaneo, nato in tutta Italia, nato anche a Siracusa, qui siamo al nostro terzo Global Strike, il primo corteo, direi io riuscitissimo, siamo veramente entusiasti di come è andata e sappiamo che le scuole hanno aderito, vogliamo però dirlo, lo diciamo chiaramente, che rispettiamo al mittente la concessione di giustificazione, di presenza del ministro, perché da lui vogliamo risposte, vogliamo finalmente per una volta per tutte il blocco e i tagli agli accordi con le aziende inquinanti sull'alternanza scuola-lavoro. È impensabile che i nostri studenti studino all'Ilva di Taranto, studino all'Eni, al McDonald's, in tutte le aziende inquinanti. Per noi salvaguardia ambientale vuol dire questo e non autorizzare un'assenza. Il diritto allo sciopero è un diritto e non altro. Abbiamo 11 anni per salvare il pianeta, la nostra casa è in fiamme. Abbiamo 11 anni per costruire scuole e città del futuro. Facciamolo adesso, non esistono saperi neutri. Tutto quello che noi impariamo deve essere critico, devono darci gli strumenti per aggredire la società. Non possono aspettarsi che noi, senza nessun tipo di strumento, riusciamo a cambiare le cose. Le scuole vanno cambiate, vanno ristrutturate. Se il sindaco fosse venuto avremmo detto anche a lui questa cosa. Le città vanno ripensate, non nell'ottica di pochi, non nell'interesse di pochi, ma nell'interesse di una comunità. Mi permetto di dire questa comunità. Credete che questa manifestazione possa cambiare qualcosa nei tavoli politici dei governi? Io penso che il movimento di Fridays abbia dei difetti, ma un grande privilegio, è d'impatto, parla al paese, è un movimento generazionale che aggredisce una parte della politica, una parte della generazione che nei fatti si è assolutamente disinteressata di un problema reale. Non stiamo parlando di lotte di serie A o di serie B, questa è l'unica lotta senza la quale non avremo più niente per cui lottare. Cosa chiedete ai governi oggi? Che non ci sia bisogno di essere giustificati per venire a manifestare, penso che la maggior parte di noi sarebbe venuto ugualmente se non ci fosse stata la giustifica da parte del ministro, è di cominciare a radicalmente di cambiare tutto, dalle città alle scuole, dal nord al sud, perché non c'è alcuna differenza. Secondo voi questa manifestazione potrà cambiare qualcosa? Certo, allora, intanto nel piccolo, ci sono molti ragazzi che non sono venuti oggi, il resto della città è sceso in piazza letteralmente. Quindi secondo me già si dovrebbe cambiare nel piccolo, in tutti noi che già siamo qui e ci stiamo impegnando. E poi anche per svegliare un po' gli adulti che in questa città se stanno quasi fregando la situazione, ogni giorno abbiamo le industrie alle spalle per cui non si respira, quindi secondo me sì che può cambiare e cambierà. Dai ragazzi! Alla manifestazione hanno partecipato anche diverse associazioni, sigle sindacali e singoli cittadini.